Buongiorno, buongiorno, sono di nuovo io Antonio dalla Svizzera, faccio un nuovo video, dunque day after di Sassuolo Juve. Dunque ho visto un paio di commenti dopo la partita, dunque della Juve 0-3, dunque la Juve, che devo dire della partita? Ieri ho visto insieme un'amica mia la partita, dunque abbiamo visto una Juve nei primi 20 minuti, diciamo la solita Juve lenta, spacciata, che ha rischiato anche di andare sotto, come al solito. Certi errori in difesa, diciamo, purtroppo con questa difesa ci dobbiamo un po' adattare. Ma nei prossimi, fino a che non ritornano Bonucci e Chiellini, diciamo un Rugani certe volte imbarazzante, diciamo, non è da Juve purtroppo. Poi piano piano la Juve ha cominciato a carburare, dunque siamo andati in vantaggio con Khedira dopo che Ronaldo, dopo che il portiere loro ha fatto una mezza papera, diciamo, che ci ha tirato a Ronaldo il pallone, che poi lui ha tirato una sventola. Ha tirato la respinta, è arrivato a chiedere e l'ha buttata dentro. Se no poi non è che abbiamo fatto chissà che cosa nel primo tempo. Sì, poi abbiamo avuto un'altra occasione con Bernardeschi che ha tirato forte, che ce l'ha parata dunque. Se no la solita Juve è un po' distratta in difesa, poi anche nella ripresa c'è stata quella mezza, diciamo, papera di Szczęsny, che di poco non regala l'1-1 a Berardi, che l'ha tirata fuori, e da là poi c'è solo stato Juve. Non c'è stata storia poi dalla partita, poi la Juve ha preso in mano, no, definitivamente la partita. Ha segnato Ronaldo il 2-0 con un bel colpo di testa, dunque, e poi il 3-0 è stato un gol fantastico. Dunque, così deve giocare la Juve, come ha giocato nel 3-0, tutto di prima e vai. Purtroppo la Juve lo fa poco sto gioco, dunque peccato, perché le qualità ci sarebbero. Ma adesso la Juve torna più 11 e adesso venerdì c'è il Frosinone alle 8 e mezza. Vediamo se la Juve va più 14, dunque dovrebbe andare più 14 sul Napoli. E poi arriva l'Atletico Madrid, sperando bene che la difesa cominci a torna a quella titolare, però la vedo dura. Andare là a limitare i danni, almeno se non ci sono tutti i titolari. Vediamo, forse già Bonucci è recuperato, ma vediamo per Chiellini se recupera. Vorrei fare una parentesi anche sul Festival di Sanremo, dunque ha vinto questo Mahmood là, secondo, ultimo e terzo il volo, quarta la Loredana Bertè, quinto Cristicchi e sesto un altro cantante, il settimo Irima. Diciamo, il pubblico ha votato al 47%, ultimo, poi c'era il volo con 39% e poi c'era 14% il Mumud. Gli italiani pagano il canone, pagano i televoti. E alla fine che facete voi? Cancellate tutto e facete vincere sto ragazzo qua, Mahmood, che è mezzo egiziano. Avete preso per il culo tutta la gente, praticamente. Avete preso per il culo tutta la gente. Quelli che hanno pagato il voto. Perché il vincitore dovrebbe essere ultimo, diciamo, ultimo. No, Mahmood. Poi lasciamo stare che Loredana Bertè è arrivata quarta. Quello non c'entrava proprio nella prima top 10 quel ragazzo là. Ce l'avete messo voi apposta, ce l'avete messo. Avete pilotato tutto, avete pilotato. Siete dei pagliacci. Solo in Italia succede queste cose. Pagliacci, proprio, pagliacci. Avete fatto una cosa vergognosa. Azzerate tutto lo coso e poi quelli della sala stampa fanno vincere questo ragazzo qua. Ma dai. Il ragazzo è giusto che ve l'ha detto in faccia quando alla conferenza stampa. E avete fatto schifo, avete fatto. Pagliacci. Solo in Italia succedono queste cose. Solo a Sanremo, ultimo modo. Quanto vi ha pagato questo ragazzo? Per vincere. Quanto avete pagato per farlo vincere? Vabbè, va. Chiudo questo video, se no mi devo incazzare. Perché avete fatto una cosa vergognosa. E non è la prima volta che succede a Sanremo queste stronzate, eh. Non è la prima volta.
Vabbè, se vi è piaciuto il video, mandate un like. Alla prossima, dopo Sassuolo Juventus. Un saluto alla mia cara amica. Ciao, alla prossima.